Severino Dianic, teologo, ha insistito molto sulla realtà che una chiesa esiste solo nella misura in cui annuncia, quindi il primato dell'evangelizzazione come esigenza fondamentale nella chiesa. Ecco, questo concetto ce lo vuole ribadire? Nasce dalla considerazione di un problema semplicissimo, e cioè dal fatto che la Chiesa esiste solo perché c'è, perché la fede degli apostoli in Gesù da quel tempo ad oggi è stata comunicata da persona a persona. E il problema è aperto oggi come negli altri secoli. Solo se la fede viene comunicata alle nuove generazioni, la Chiesa esiste. Naturalmente questo avviene nella nostra tradizione, praticamente nell'ambito familiare. Però non è questo l'unico veicolo, e quanto meno forte è la forza di questa tradizione, tanto più diventa anche necessario e indispensabile che la comunicazione della fede avvenga anche fra adulti. Quindi coloro che non sono credenti o coloro che magari sono battezzati ma si sono allontanati completamente dalla fede, bisogna pure che ricevano la proposta della fede, e questo è compito di ogni cristiano. Questo annuncio comunque non è fatto solo di parole, perché è fatto di mille modalità. È chiaro che la parola è indispensabile per un motivo molto semplice, perché si tratta di parlare di Gesù e quindi di raccontare la sua vita, come è vissuto, come mai l'hanno ucciso e come è risorto. Quindi questo racconto è indispensabile per la fede. Il kerygma. Ecco, non c'è fede cristiana senza questo racconto. E questo quindi chiede la parola, non basta la testimonianza dei fatti. Naturalmente la parola non è una parola teorica, non è una predicazione dottrinale, non è un'ideologia, è una parola vissuta. E quindi ha il suo senso, acquisisce il suo vero senso solo in quanto sta dentro un'esperienza vissuta di fede. Pur con le sue deficienze, con i suoi peccati, però che si tratti di un convincimento vissuto che io comunico una mia esperienza, non solo qualcosa che ho imparato a scuola. E ogni battezzato, possiamo dire, è tenuto a questa evangelizzazione, non può prescindere. E direi è il suo diritto fondamentale, il suo dovere fondamentale. Diritto nel senso che nessuno nella Chiesa può arrogarsi questo compito in maniera esclusiva, no? Questo è il compito di ogni credente, di ogni battezzato, e naturalmente ne deriva anche un dovere. Quindi un battezzato muto è un battezzato morto, come una chiesa muta. Certo.